De Caro Home Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo Del Balzo ad Avellino. L'assessore sta bene, è più motivato di prima, è più motivato di prima. È un momento difficile perché purtroppo questo momento è difficile, è iniziato con l'occupazione abusiva di alcuni alloggi che l'amministrazione ha deciso, come è giusto che sia, di far sgombrare. Diciamo che la mia impressione è che queste occupazioni fatte dalla maggior parte delle persone per bene, persone che effettivamente hanno diritto a un alloggio ma devono aspettare appunto un bando alla graduatoria così come tutti gli altri, e la mia impressione è che dietro a queste esigenze reali si sia nascosto qualcuno che ha voluto, diciamo, inasprire gli anni a volturare. Non c'è riuscito. Ovbene, ha fatto conoscere un lato di Volturara che non è quello che lo rappresenta, perché Volturara è stata sempre conosciuta come per le sue bellezze, per il suo bacino idrogeologico, il più grande del Mezzogiorno, per i suoi prodotti, i suoi ristoranti, non sicuramente per questi episodi. C'è qualcuno che ha, diciamo, soffiato, alimentando questo vento, questa cretine, ma credo che non ci siano riusciti. Noi come amministrazione siamo più decisi di prima di andare avanti e a continuare a ottenere risultati per la nostra gente. Hanno diverso, hanno strappato un roseto che noi ogni anno di estate facciamo, creiamo ogni estate per accogliere le persone da fuori, rendere più bello il nostro paese. È un episodio collegato, lo stesso. Più o meno è avvenuto allo stesso orario, mi dicono.